Allora ragazzi, mercoledì 13 marzo, area di servizio Badia, sono circa le 21 e 15. Guardate qua, stasera io sono qua già da un paio d'ore circa, andatevi. Questo è quello che succede in queste aree di servizio. Se vedete questo Girteca qui, questo Volvo qui, questo lituano, almeno la targa della Lituania, questo qua, Girteca, è stato urtato accidentalmente da questo eccezionale qua, da questo Volvo qua, con questo carro ferroviario qua. Quando sono arrivato io c'era un delirio qua, qui qualcuno ha pensato bene di abbandonare tutto per terra. C'era un delirio, c'era 3 pattuglie della polizia stradale, un danno a quello che era sempre a quel Girteca lì. Un macello, 3 pattuglie della polizia. Io sono lì, mi vedete? Eccomi lì. Questo sono le nostre aree di servizio. Un'area di servizio nuova, ho già fatto un video su questo, ma stasera mi sembra particolarmente incasinata. Guardate dove sono i camion. E badate bene che qua la polizia rompe anche i coglioni, eh. Qua se ti trovano sulla grigliatura ti mandano via, non sentono cazzi. Questi sono tutti a rischio, questi possono essere mandati via in qualsiasi momento. Magari arriva la stradale e gli dice che qua non possono stare e li mandano via. No, non è da scherzarci. Ma qua è così dalle 6:20, 6:30 che sono arrivato io. Io ho avuto un culo che quel marasma lì, per questo eccezionale qua che ha strusciato il Girteca lì, c'era un posto libero lì. Un tedesco mi ha visto in difficoltà per far manovra, mi ha fatto passare e mi sono piazzato, ma è stata un colpo di culo, dai. Qua continuano ad arrivare per tutta la notte, o perlomeno per un altro paio d'ore sarà così. Arriveranno camion che si parcheggeranno in ogni dove qua davanti a noi, poi se quello va via si sposteranno, non lo so come fanno a spostare il camion con la scheda. Qua è tutto preso. Qui non c'è più un posto libero per nessuno. Ah. Questa è tutta la schiera di quelli regolari, diciamo. E qui dietro c'è tutta la selva di quelli. Di quelli, diciamo, arrivati dopo e non hanno trovato posto. Tutto pieno. E questi qua contribuiranno ancora a creare casino, perché se si liberasse anche qualche posto lì nella lisca di pesce, nessuno può entrare perché è incasinato. Io mi fermo qua perché c'è un ristorante, quello che vi ho fatto già vedere, Badia. Adesso hanno aperto il cancello perché i colleghi hanno pensato bene di mettere dell'attac nelle serrature del cancellino e alla lunga hanno vinto loro. Cioè, hanno l'autostrada e non le ripara più, lo lascia aperto e quindi c'è libero accesso per andare a cena la sera. Ecco, qui è tutto questo casino che c'è. E questa è un'area di servizio nuova.
Cioè, che cazzo ti costava fare un mega parcheggio a quel momento, no? E invece è stato deciso di farlo così, no? E va bene adesso. Siamo da tutte le parti, davanti alle pompe, non c'è un metro libero. Ma continuano ad arrivare colleghi che non troveranno mai posto. E il rischio di fare danni in questa situazione è facilissimo, perché poi se sei pressato dai minuti con le ore di guida, vai nel panico a un certo punto, vai nel panico. Guarda, ecco. Buon ragazzi, io vi saluto, adesso me ne vado a letto. Domattina alle 5 e mezzo riparto da qui, a Livorno si sgancia, si riaggancia, si va a Imola e si va a finire la giornata a Ancona, nella zona di Ancona, anzi di Fabriano, di Fermiano. Nulla ragazzi, questo è tutto quello che c'è, che c'era da vedere. E adesso fra un po' arriveranno ancora colleghi che si piazzeranno davanti a noi come questo. Poi si spostano, domattina non ci troveremo più nessuno. Però per intanto ci sono e ci stanno. Allora, da Badia è tutto. Buonanotte ragazzi, buonanotte a tutti.